Arcangelo Michele, ti invoco qui ed ora, ti chiedo di partecipare in questo seminario affinché tutte le anime qui presenti possano ricevere la tua luce, la tua guarigione, la tua protezione, la tua guida, la tua presenza. Ti prego, liberaci dal caos, liberaci dal giudizio. Fa che tra queste anime qui presenti possano nascere delle connessioni di luce, di amore o comunque di rispetto reciproco, anche se c'è diversità, anche se c'è non comprensione, che le non comprensioni possano essere risolte. Se c'è della rabbia, qualunque energia legata all'ego, legata al giudizio, ti prego, dacci la possibilità di sentire come si vive senza ego, dacci la possibilità di sentire come è possibile connettersi con le frequenze di luce più elevate in assoluto. Aiutaci, ti prego, fa sì che questa meditazione possa aiutarci a creare delle connessioni di luce, delle connessioni basate sul rispetto reciproco, sull'accettazione nostra e del prossimo. Aiutaci affinché possiamo comunicare attraverso il nostro sacro cuore, gli uni con gli altri. Aiutaci affinché possiamo ricevere la guarigione più appropriata per noi e per il nostro massimo bene. Facci sentire degni, degne di ricevere guarigione. Facci sentire meritevoli di ricevere guarigione, abbondanza, connessioni di luce, connessioni di amore. Facci sentire degni e meritevoli di ricevere questo dono divino in nome dell'amore. Vi chiedo di inspirare e di espirare profondamente. Ora l'energia del nostro sé superiore, dell'Arcangelo Michele, è qui presente e ci aiuta a liberarci dall'ego, dalle paure, dal giudizio, dalla competizione, dalla rabbia, da tutto ciò che a livello conscio, subconscio, inconscio ci sta impedendo di vibrare nell'amore, nel non giudizio, nell'amore più puro, nell'amore più incondizionato. Ora l'energia del nostro sé superiore dell'Arcangelo Michele discende a partire dal dodicesimo chakra e attraversa tutti i chakra superiori che ci connettono con le dimensioni della luce, a partire dal dodicesimo, undicesimo, decimo, nono, ottavo, fino ad arrivare al settimo chakra che si trova nella sommità della nostra testa, che ci connette con le frequenze di luce più elevate, che ci connette al nostro sé divino superiore, che ci connette alla sorgente, al creatore, alla luce più grande, più assoluta e più potente nell'universo. Diamo il permesso all'Arcangelo Michele, al sé superiore, di aprire questo centro, di purificarlo, di liberarlo da tutti i pensieri negativi. L'Arcangelo Michele dice che i vostri pensieri non sono i vostri per il 90%, sono tutte connessioni distorte della realtà. Basta un solo pensiero negativo vostro che altri pensieri in comunione di intenti si associano ai vostri pensieri negativi, creando delle forme pensiero di paura che vi allontanano dal prossimo, che vi allontanano dagli altri, che vi allontanano dall'amore, dal vostro cammino di vita, dal vostro scopo divino. Liberate questo centro, datemi il permesso di agire e di intervenire e se così inspirate ed espirate profondamente. Ora, l'energia del sé superiore dell'Arcangelo Michele discende al sesto chakra, ossia il terzo occhio, ossia la visione interiore. Fate sì che la vostra visione sia una visione vera, reale, allineata all'amore, alla verità, alla saggezza e all'integrità.
liberatevi dalle immagini distorte della realtà. Chi distorce la realtà è l'ego. Tutte le entità e gli esseri connessi all'ego vi impediscono di vedere liberamente ciò che è il vostro cammino di luce, ciò che è lo scopo divino della vostra anima. Ma io, che sono l'Arcangelo Michele, vi chiedo, anime infinite, di avere il coraggio di vedere con purezza, di purificare le vostre intenzioni, parole ed azioni, affinché siate in grado di vedere sempre la verità nel modo giusto per voi. Non forzate la visione, non forzatevi. Date il permesso a Dio, agli angeli, a me e tutti gli esseri di luce di amore puro e incondizionato che appartengono alla coscienza micaelica di guidarvi, di assistervi e di mostrarvi il vostro cammino di luce in nome dell'amore. Inspirate ed espirate profondamente. Ora l'Arcangelo Michele e il Maestro Gesù è qui presente e discende fino al chakra della gola insieme all'energia del sé superiore per aprire questo centro energetico troppo importante per aiutarvi a comunicare, per aiutarvi a parlare, a dire la verità senza offendere. Offendere il prossimo non è in nome di Dio e dell'amore. Se vi reputate esseri di luce in terra, allora parlate con assertività, chiedete il mio aiuto, chiedete la mia guida e assistenza, ma non parlate per distruggere gli altri. Questo non è amore, questa non è la luce. Lavorate con me e io vi aiuterò a connettervi col cuore. Io vi aiuterò ad essere le anime lucenti che voi siete. Mostrate la vostra luce al prossimo, mostrate il vostro cuore. Non abbiate paura di parlare con amore, perché la verità può essere sì assertiva, ma in casi di estrema necessità, laddove di fronte avete persone completamente disconnesse, questo è necessario, ma tra di voi, anime infinite, usate una comunicazione nel cuore, usate la parola in nome dell'amore, usate la parola in mio nome, scoprirete che di fronte a voi ci sono altri esseri di luce, ci sono altre anime infinite, molto sagge, molto forti, molto potenti, molto gentili, molto compatibili al vostro sentire. Imparate a interagire con anime simili alle vostre, perché avete chiesto questo in preghiera, avete chiesto di stabilire delle nuove connessioni d'amore, e allora datevi il permesso di conoscere l'altro, anche se diverso da voi, anche se veste in modo diverso dal vostro, o in un modo migliore, o in un modo diverso, che non vuol dire necessariamente peggio o meglio. Non giudicate dall'apparenza una persona per il suo aspetto, andate oltre, ascoltate il cuore, ascoltate l'anima che vibra dentro quella persona e vedrete che scoprirete un mondo infinito. Usate la voce per cantare, usate la voce per proporre, per esporre, per rappresentare la vostra missione sulla terra. Non abbiate paura di esporvi all'esterno, di mettervi a disposizione a servizio del prossimo. Non ha importanza se non avete un italiano perfetto. Voi parlate col cuore, le anime vi capiranno, tutti vi capiranno e vi aiuteranno e collaboreranno con voi. Vi chiedo solo di parlare sempre in nome dell'amore e quando avete paura di osare, di agire, di comunicare, chiedete l'aiuto alla coscienza micaelica e vedrete che la vostra comunicazione sarà efficace, sarà potente, sarà incisiva. Inspirate ed espirate profondamente.
Ora l'energia del sé superiore dell'Arcangelo Michele e del Maestro Gesù discende fino al vostro sacro cuore, il centro più potente. Il cuore è la chiave della connessione divina. Il cuore è la chiave per ricevere la guarigione che tanto state chiedendo a Dio. Il cuore è la chiave che vi consentirà di trasmettere le nuove frequenze di luce più potenti nell'universo. Ma anime infinite, non pensate che le nuove frequenze siano disconnesse dal vostro cuore. Non è così. Esse lavorano in comunione di intenti con Dio, con l'amore. Esse non sono altro che esseri di luce che operano per guarire, per far evolvere la razza umana in un livello più evoluto, più espanso. Esse collaborano con voi, ma voi dovete fare un piccolo lavoro di ascensione, un piccolo lavoro di elevazione, un piccolo lavoro di allineamento. A che cosa? All'amore, al perdono, alla compassione, al non giudizio. Queste non sono regole, questo è quello che voi avete chiesto a Dio. Avete chiesto una vita di gioia? Bene, anima infinita, per vivere nella gioia devi perdonare. Hai chiesto una vita di abbondanza? Cara anima, l'abbondanza nell'amore arriva solo attraverso il perdono. Hai chiesto di poter di lavorare, di offrire un servizio divino come operatrice olistica e non sai come fare, non sai a chi arrivare, non sai come proporre questo lavoro. Anima infinita, impara il perdono, la compassione, impara a comunicare col cuore e vedrai che tutto si allineerà. Perché se le tue intenzioni sono nel cuore e nell'amore, tutto si aprirà dinanzi a te. Non devi aver paura. Io ti mostrerò la via maestra. Io sono l'Arcangelo Michele e qui con me c'è il Maestro Gesù. E qui con me c'è l'intera coscienza angelica. Tutti gli angeli in comunione di intenti, tutti gli esseri di luce parlano la stessa lingua, la lingua dell'amore. Ma non puoi arrivare all'amore se prima non perdoni te stesso. Perdonando te stesso, perdonando te stessa, tu aprirai il tuo sacro cuore e riceverai la grazia divina, e riceverai la gioia, e riceverai la pace. E inizierai a manifestare in questo mondo materiale cose meravigliose. Ti prego inoltre, anima infinita, di non associare la materia alle basse frequenze. La materia è manifestazione della luce e manifestazione delle tenebre. Cosa vuoi manifestare? Se vorrai manifestare nella materia in nome dell'amore, arriverà a te tutto, compresa l'abbondanza, gli amici, il partner, la gioia, la pace, la felicità. E il tuo scopo divino inizierà a concretizzarsi e il tuo scopo divino inizierà a manifestarsi dinanzi a te. Inspirate ed espirate profondamente. Ora l'energia del sé superiore dell'Arcangelo Michele e il Maestro Gesù vogliono purificare il terzo chakra, non è altro che il centro del vostro pieno potere, il vostro pieno potere personale e spirituale. Voi siete nel potere quando il terzo chakra è libero, è attivo, quando l'energia scorre liberamente. Dateci il permesso di tagliare i legami, dateci il permesso di tagliare le corde con tutto ciò che vi sta impedendo di essere liberi, di essere libere, di esprimere voi stesse, voi stessi, la vostra creatività, di esprimervi in chi voi siete. La vostra spontaneità fa parte del vostro potere personale spirituale.
ma per questo dovete liberarvi da tutto ciò che vi sta impedendo di esprimere la vostra vera natura. Non vergognatevi di essere operatori della luce. Abbiate il coraggio, non c'è bisogno di mettere un'etichetta a chi voi siete. Abbiate il coraggio di essere espressione della luce, espressione dell'amore in questo piano della terra. Non siete del mondo, ma vivete nel mondo e fate parte di questo pianeta. Il pianeta Terra sta chiedendo luce, guarigione, verità, saggezza, integrità. Siate esempio di amore in terra. La vita è sacra e questo vi consentirà di non ripetere gli stessi errori all'infinito, e questo vi consentirà di non dover rifare altre prove dolorose. È possibile anche evolvere nella gioia e nell'amore, ma ricordate di non cedere il vostro potere a chi si approfitta del vostro amore, della vostra compassione. Queste persone non sono giudicate da Dio, ma non sono pronte per voi. Lasciatele andare con amore. Inspirate ed espirate. Ora l'energia del sé superiore, di Gesù, di Maria, degli esseri di luce, dell'arcangelo Michele, discendono fino al secondo chakra, il centro della sessualità, il centro della creatività. Accettate la vostra sessualità, accettate la vostra passione, la vostra energia, non schiacciate quello che voi sentite, cercate di vivere sempre tutto nel cuore e nell'amore, e tagliate le corde da relazioni basate su basse frequenze che non rappresentano il vero amore puro. Perdonatevi se in precedenza avete avuto esperienze di questo tipo. Non è peccato, è esperienza. Ma ora, anima infinita, tu sei un livello superiore, sei troppo sensibile per unirti a persone che vibrano in frequenze basse, in frequenze distorte, perché rischi di prendere energie non tue, che possono influenzare la tua creatività. Ricorda che la tua creatività è legata alla tua sessualità. La tua creatività è l'espressione creativa della tua anima, che si esprime attraverso la scrittura, che si esprime attraverso la pittura, che si esprime attraverso la tua voce stessa quando comunichi alle persone la tua missione. La sessualità è strettamente connessa alla spiritualità. Cerca di vivere una sessualità sacra nell'amore. È l'energia più potente dopo l'energia del cuore nell'universo, e questa ti consentirà di vivere Dio col tuo partner di vita. Se in questo momento stai cercando l'anima giusta per te, non entrare in relazioni distorte. Tu sai riconoscere l'amore. Disfatti di relazioni non basate sul vero amore. Non confondere l'amicizia con l'amore. Non confondere il bisogno con l'amore. Tu sai di cosa sto parlando. Inspirate ed espirate. Ora, l'energia del sé superiore, dell'arcangelo Michele e del maestro Gesù discendono al primo chakra, il centro che ti connette con la terra, che ti consente di manifestare i sogni della tua anima concretamente sulla materia. Cara anima, tu sei preziosa per il pianeta, ma vivi troppo nei piani superiori.
e ti disconnetti dalla terra. Ebbene, se tu vuoi servire la luce, Dio l'amore, l'Arcangelo Michele, vuoi servire la tua missione di vita, c'è bisogno che tu manifesti sulla terra qualcosa di concreto. E per fare questo è necessario che porti il cielo in terra e non che ti stacchi dalla terra per vivere in cielo. Andrai in cielo quando sarà il momento. Per cielo intendiamo le dimensioni della luce, le dimensioni degli angeli, le dimensioni di Dio. Porta Dio in terra, è questo che stiamo chiedendo a te, è questa la tua missione di vita, è questo che sta facendo la terra stessa, la madre terra. Radicati alla terra, inizia a consentire che queste energie superiori, inizia a sentirle discendere sempre di più, sempre più profondamente attraverso i tuoi piedi. Ora queste energie scendono sempre di più e si formano delle radici robuste e profonde che scendono sempre di più, fino a radicare l'energia di Dio fino al centro della Madre Terra, incontrando il cuore della Terra, della Madre Terra, in un'unione sacra tra energia maschile e femminile, un'unione divina, un'unione d'amore, un'unione pura e santa. E ora la Madre Terra vuole restituire questo amore divino al cielo e quindi permetti all'energia della terra di risalire verso l'alto, verso queste radici robuste, sempre di più fino ad arrivare ai tuoi piedi e risalire alle ginocchia, alle cosce, fino ad attraversare tutti i chakra, il primo chakra, il secondo chakra. Ora si stanno riequilibrando, c'è bisogno anche di energia femminile e di radicamento. Permetti all'energia della terra di risalire al cuore, tu fai parte della terra, accetta la materia, accetta che sei parte di essa. E ora risale alla gola, ora tu fisicamente puoi esprimere la tua anima, risale al terzo occhio, ora la terra contribuisce alla visione di ciò che tu puoi fare per contribuire alla tua missione di vita, risale alla corona, risale all'ottavo, al nono, al decimo, all'undicesimo, al dodicesimo chakra, al sé superiore. E ora sei un tutt'uno con queste nuove frequenze di luce. Ora sei nel tuo pieno potere, ora puoi ricevere il massimo potenziale di queste meravigliose frequenze in un perfetto equilibrio tra maschile e femminile, tra cielo e terra, tra ciò che è spirito, anima e corpo, tra ciò che tu sei in tutte le dimensioni e direzioni del tempo-spazio. E ora c'è un'esplosione di luce, un'esplosione di gioia, d'amore, di abbondanza che si espandono oltre il tuo corpo fisico, oltre il tuo campo energetico, oltre questa città di Milano, oltre il pianeta Terra, si espande in tutto l'universo. È questo il tuo cammino di luce, anima infinita. Inspiriamo ed espiriamo. Ora ringraziamo l'amore divino, ringraziamo l'Arcangelo Michele, il Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, tutta la coscienza micaelica, tutti gli esseri di luce, le nuove frequenze di luce, la coscienza cosmica che ci sta aiutando a guarire e ad evolvere. Grazie, grazie, grazie. È fatto, è fatto, è fatto. E così è, e così sia. Ora, per sempre e per l'eternità.